to the end of the world without telling your parents and your friends. Raccontaci del paese vecchio, perché io so che è nato in un posto e poi si è spostato più in alto. Perché? Vabbè, come? Prima qui c'erano, dicevano gli antichi, era una pastorizia di Sora, del Sorano, che si sono venuti qua.
hanno costruito nel posto più difendibile, ossia che c'erano tre accessi al paese, perché la parte alla piazza, il corso Umberto I, da quella parte non c'era niente, si è sviluppato dopo il terremoto. Del terremoto, siccome le costruzioni fatte a pietra, travillegno, senza cemento, ferro, sono cadute, ma sono cadute solo i tetti e i solai interni, perché le mura ancora sono in piedi. La maggior parte delle... la gente è morta non perché è caduta tutta la casa, è caduto il tetto con i solai e se forse stavano sotto. Io non c'ero sviluppato da questa parte perché dopo il terremoto al cortile, zona del cortile, zona un po' pianeggiante, fecero le casette prefabbricate, il legno e poco, cioè, e giù a Santa Maria e poi si è sviluppato da questa parte, insomma. Noi domenica andiamo a fare un'escursione al Vallone. C'è qualcosa di particolare che ti viene in mente riferito a quel posto? Una passeggiata, una volta ci hai portato una ragazza? Non lo so. No, vabbè, quello è il Lacerno. No? Il Lacerno, insomma, l'Irc. E che ci posso dire? Là c'è l'acquedotto che stanno facendo i romani. Ah. Ci sono ancora dei posti che si passa sotto, a diversi posti, insomma, quindi... Quindi Pesco Solido già nell'antica Roma c'era qualche cosa, c'era i passaggi. Poi, Pesco Solido ci sono tanti personaggi, ci sono stati vescovi, scrittori, avvocati di grosso grido e ultimamente non perché mio figlio era un genitore, ogni figlio è quello che è. Io ho avuto la sfortuna, la cosa di perdere un figlio, la disgrazia di perdere un figlio militare, però è stato decorato, Croce d'Oro, intitolato la scuola, intitolato tante cose, in sua memoria si fanno tanti Gianluca. Sì. Ah. Ecco, sta arrivando. Ecco la ragazza che dicevamo. Buongiorno. Parlavamo. Buongiorno, ci conosciamo. Nel ringraziare Vincenzo e Elena, diciamo che vi aspettiamo domenica. Ci raggiungete? Sì, senz'altro. Come noi facciamo una bella passeggiata e ci leviamo i guai dalla testa. Esatto. Okay. Grazie. Che ce ne stanno tanti. Grazie a voi. Grazie. So we might live at the end of the world. But I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to come. Thank you.
sight is my friend, and in him I find sympathy. So I go back to the years that have passed me by.